Tante misure per i piccoli imprenditori, per i medi e per i grandi. E parlando di commercianti e di commercio, sicuramente entro l'anno approveremo la legge che impone uno stop nei weekend e nei festivi a centri commerciali e esercizi commerciali. Quella dannata legge passò. E dalla prima domenica fu subito caos. Niente più punti per la tesserasma. Niente bambolotti da regalare al nipotino. Qualcuno rimase in auto ore, in attesa che qualcosa riaprisse. Io giravo con un pitale in mano, l'unico acquisto che feci, da un cinese sulla Toscolana. Pure i benzinai erano chiusi, ma dovevo ripartire. Lo dovevo a mia moglie. Da qualche parte doveva esserci un centro commerciale operativo. Voglio andare a cercarne uno aperto. Dobbiamo trovare almeno un Naturasì. Altrimenti mi dici come arriviamo a domenica sera. Io non ci vengo da tua madre a guardare Barbara Duca. Guarda le loro facce. Zara! Guarda la mia. Siamo tutti terrorizzati. Mac, no, no. Abbiamo bisogno di certezze. Dimmi qualcosa di sicuro. Un pezzo di crampone. Amazon. È tutto quello che so. Partimmo subito dopo, noleggiando un camper radical improponibile. Rosaria farneticava di un lido all'aperto dalle parti di Cosenza, Abdul invece di un bungalow vicino Scafati. Voci infondate. E cominciamo a perdere le speranze. Lasciatemi qui. Per me è finita. Non credo che tu sappia quello che stai dicendo. Amore, non so più come spiegartelo. Ci ho provato in tutte le lingue. Mi manca solo il Mali e il Suomi, credo. Le altre le ho usate tutte. I negozi sono tutti chiusi. Non si può fare niente, proprio niente. Nemmeno Carrefour. Sono vuoti, chiusi fino a lunedì. C'è qualcos'altro che devi sapere. Intorno ai centri commerciali la gente è perduta, la gente è... Ce n'è. Vagano. Senza meta. Merlin. Sono come morti adesso. Si parla di uno shan aperto verso Carsoli, a nord-ovest al confine tra Lazio e Abruzzo. E anche in zona mia. Spero che sta gente parli la lingua a me. Se dovesse essere così, tornerò a casa e ti porterò i bambers in offerta. E i croccantini pelat. Una libreria Billy, due brucole, qualsiasi cosa pur di farti fare shopping di domenica. Provammo a chiamare il call center dello Shan. Pronto. Shan Carsoli, i nostri esercizi commerciali sono chiusi tutta la domenica. Ma non ci arrendemmo. Questa non sarà più una democrazia. Perché potranno anche chiuderti le saracinesche. Ma non le porti alla speranza. Che qualcuno in Italia violi la legge. Non mi sembra che possa essere un problema. È così. Tentai anche di proporre le classiche alternative domenicali. Ma se invece facessimo un bel picnic? So come funziona la sicura. Ma provateci voi a convincere una donna a rinunciare al suo shopping. D'accordo. Ok. Mi dispiace. Reclutammo il bangla. Noi amici! Disperato perché costretto alla chiusura. Ti prego, uccidimi! E ci recammo a Carsoli, armati di speranza e di contanti in tasca non registrabili, con cui convincere i negozianti a venderci in nero. Mosche e cadaveri! Fratelli, la bufala non può essere lontana. Ecco il centro, sembra aperto. Ma in a gioia! Mi dici perché diavolo hai votato quelli lì? Ha preso una decisione. Era la decisione sbagliata. Dove andremo? È un vicolo cieco. Non abbiamo né cibo né benzina. Aspetta, paghiamo in nero! In nero? E quando mi ricapita? Guarda questo posto. È chiuso, non c'è nessuno. Devi lasciar perdere, Rick! Almeno una ricarica tempo, 5 cialde d'espresso, 2 calze contenitive per mia madre da intimissimi, un contratto con Fastweb, una cassa di Knusa, un gratta e vinci, una bici da Decathlon. Ti paghiamo in nero. Ma chi è che lo ti apre oggi se paghi in nero in Italia?